Sanremo del, sempre del Sanremo del 96, abbiamo Giorgia. Ma è vero che Giorgia non volle cantare i migliori anni della nostra vita? Sì, è una... credo la prima artista a cui l'abbiamo proposto, ma anche lei, forse per il testo, insomma, fondo, le canzoni sono sempre... sono come i matrimoni, le delle volte incontri dei fidanzati, degli uomini che ti dichiarano il loro amore per qualche strano motivo, li rifiuti e invece poi dopo ti accorgi. Tu stai bene con Emma, tutto a posto? Non ci dare preoccupazioni. No. Siete felicissimi. Felicitazioni. Vabbè, ma poi dopo ci racconti. E di Giorgia scrivi, con Giorgia scrivi Strano il mio destino, che arriva terzo a Sanremo, e poi c'è anche Romanzo di Riccardo Fogli. Vai. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora di più. Io non ti perderò, oltre il tempo e le distanze andrò più vicino a te. Peraltro Giorgia tornava a Sanremo dopo averlo vinto l'anno prima. Sì, incredibilmente, perché di solito non tornano mai. Che ti aspetti? Certo, perché uno dice, oddio, ho vinto l'anno scorso. No, infatti... puoi sempre fare peggio, puoi solo fare peggio, ci vuole coraggio. Beh sì, molto. Gliel'avevamo proposta la canzone per un film, credo, se ricordo bene, per dei titoli di un film. E lei invece, insistette lei per tornare a Sanremo, cosa che ci sorprese molto. Esatto, che ti aspetti da lei quest'anno? Ma grandi cose, sempre da Giorgia. Per chi tifi? Ma non lo so, di solito non tifo per nessuno. Sto a guardare, mi diverto ad ascoltare. Vediamo. E Strano il mio destino sta anche nel repertorio di Valerio, vero? Dammela un... Strano il mio destino che mi porta qui, a un passo dal tuo cuore, senza arrivare mai. Chiuso nel silenzio, sono andato via, via dagli occhi, dalle mani, da te. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora e di più. No, perché, perché io sono, sai, a volte un po' polemico sul trap, sul... perché io sono cresciuto a Pane e queste canzoni. Quindi adesso, mentre lui diceva i migliori anni della nostra vita, Giorgia l'ha rifiutata. Io già nella mia testa mi immaginavo, ma come la canterebbe Giorgia i migliori anni? Cioè, io sono cresciuto con questa musica. E sei cresciuto bene, figliolo mio. Mi fa piacere.